Ciao ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video e non sono solito a fare i video degli after, però credo che la partita di ieri sia stata un po' surreale in tanti sensi, tanto da spingermi a fare questo video perché ieri sera poi, se avete visto sia la live reaction che il video post partita, ero abbastanza ancora in partita. E ho avuto modo insomma di raffreddare gli animi e dunque fare una disamina a mente fredda come quella che sto facendo. La Juve ha subito uno scempio. È sbagliato dire che sia tutta colpa dell'arbitro. Alla fine l'errore dell'arbitro, l'errore più grave dell'arbitro, è stato assegnare quel rigore a Valencia che non c'era. Ma l'errore su Ronaldo, francamente, non mi sento di incolpare l'arbitro, perché a rivedere le immagini è stato l'addizionale che ha fatto la cappella enorme. Tant'è che l'arbitro, avvicinandosi, ha chiesto più volte se era sicuro di quello che diceva, e l'addizionale, se voi vedete le immagini, dice, ripete ripetutamente, fa segno sì, ripetutamente, segno che l'arbitro più di una volta gli ha chiesto, sei sicuro? Guarda che è una roba non da poco, sei sicuro, sei sicuro, sei sicuro? E chiaro che poi ti fidi, perché mi metto anche nei panni dell'arbitro che non ha visto magari il contatto. Si sente richiamare, lui dice che sono sicuro, che l'ha tirato su per i capelli, e vabbè. E quindi sull'arbitro chiudo qua il discorso, perché penso che si sia già detto tanto, e spero però che ovviamente venga fermato un po' di giornate, perché oggettivamente è quello che si merita. Detto questo, io credo che ieri sera abbiamo visto una squadra fantastica, fantastica, una squadra che ha subito un'ingiustizia. E questo credo che siamo tutti d'accordo. È riuscita nonostante tutto a passare in vantaggio, ad arrivare il raddoppio, cioè a fare due gol con l'uomo in meno. E poi comunque reggere 90 minuti. Lato positivo non aver preso gol, cosa che nelle altre partite stava succedendo un po' troppo spesso. E non hai preso gol, grazie soprattutto a Szczęsny che ha parato quel rigore fasullo. Devo essere sincero, a me la Juve è piaciuta tantissimo, mi era piaciuta con Ronaldo in campo, perché in 11 contro 11 li abbiamo massacrati, il Valencia non riusciva a uscire, si siamo mangiati dei gol pazzeschi, cioè noi al 45esimo, quando è stato espulso Ronaldo, potevamo essere tranquillamente 3-4-0. Ma poi mi è piaciuto anche dopo, e il dopo credo che abbia dato una reazione. Quando si chiedeva il segnale della Juve, la Juve ha bisogno di un segnale per far vedere che lei è forte in Europa, credo che l'abbia dato. L'abbia dato perché quando succede una cosa del genere, con un'espulsione del genere, reagire in questa maniera è da grandissima squadra. Vincere una partita poi a Valencia, cioè, io non ho esultato quando è uscito il Valencia, ho detto è una squadra battibile, una squadra che insomma non puoi aver paura del Valencia se vuoi vincere la Coppa. Però ecco, diciamo che comunque giocare là già era per me un po' tosto nell'11 contro 11. Andare là e vincere 2-0 con l'uomo in meno, per me è un'impresa, per me è stata la più bella impresa che ho visto nel corso della Juve di questi anni. Poi sicuramente la Juve ne ha fatte, perché ad esempio ha vinto a Lione sempre con l'uomo in meno, però a Lione Cuadrado si inventa un gol pazzesco, ma poi oggettivamente bisogna dirlo senza aver paura di dirlo, Buffon ha fatto quattro miracoli mostruosi, mostruosi, tra l'altro uno su Fekir pazzesco, che è riuscito ad alzare la palla che era ormai, sembrava dentro la palla, deviata a un metro da lui. Mentre ieri Szczęsny francamente poteva tranquillamente andarsene in vacanza premio, e a parte il rigore non ha affatto dovuto fare grandi parate. Ci sono stati un paio di spunti del Valencia che ha messo paura, però cioè, ma è anche normale se con l'uomo in meno, soprattutto poi nella seconda fase. Però una Juve molto ordinata, molto ordinata, molto sicura di sé. Veramente a me è piaciuta tantissimo, a me è veramente piaciuta tanto la Juve ieri. Un Matuidi che francamente io credo che attualmente sia il difensore di interdizione più forte che c'è in circolazione. Forse il mondiale l'ha caricato, non lo so, però io non sto vedendo giocatori di interdizione superiori a Matuidi in questo momento. Pjanić ha fatto una grande partita, ordinata, il suo l'ha fatto, e Emre Can è entrato al posto di Khedira, e non era facile perché Khedira ha più inserimenti di lui e ha fatto la sua partita ordinata. Il giorno che Emre Can riuscirà a inserirsi come si inserisce Khedira, io credo che questo qua veramente entrerà nella top 3 dei centrocampisti più forti. E
E la difesa ha retto bene, nonostante comunque Alessandro e Cancelo, che sono due terzini offensivi, e Bonucci, che non dà sempre grandissime sicurezze difensive, anche se ieri, bisogna dire, le ha date a livello di impostazione, perché comunque è sempre capace di fare lanci enormi. Comunque una partita dove ti si è fatto male, che dire, dopo poco, si è trovato in 10 per quell'espulsione inventata, e successivamente si fa male anche dalla scossa. Sono partite che sembrano nate male, che non le puoi risolvere. Se sei riuscito a vincerle, oggettivamente hai dimostrato di essere veramente forte, 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 forte. Adesso io mi aspetto, alla fine credo che Ronaldo prenderà una giornata di squalifica e salterà la partita con lo Young Boys, cosa che mi interessa relativamente, perché credo che la Juve debba vincere con lo Young Boys a prescindere da Ronaldo. E col Manchester spero che Ronaldo torni col Manchester, perché per come sta andando il girone c'è il rischio che la partita col Manchester sia uno spartiacque per decidere chi è primo e chi è secondo nel girone, e preferirei arrivare primo in questo girone, non per, è sempre meglio secondo me. Poi ripeto, se arriviamo secondi va bene uguale, a me basta passare il turno, anche perché questa squadra non deve aver paura di nessuno e l'ha dimostrato ieri sera. E ripeto, il Valencia comunque è un'ottima squadra, è un'ottima squadra, soprattutto se questa partita fosse stata fatta a Torino l'avrei capito, l'avrei, come posso dire, detto sì, comunque giocavamo in casa che ci ha aiutato. Qui hai giocato al Mestalla e non ci avevi mai vinto. Io non mi ricordo se c'è qualche italiano che ha vinto al Mestalla, probabilmente sì, perché questa statistica non è stata data, quindi sicuramente qualche italiano ha vinto. Io mi ricordo le statistiche della Juve e vi dico che al Mestalla la Juve non aveva mai vinto. Ma ho qua un dato molto interessante, molto molto interessante, che vi vado a leggere adesso appena lo trovo. Credo che sia la fotografia giusta di cos'è la Juve di Allegri, che è tanto criticata. La Juve di Allegri è mancata la finale a Cardiff, è mancata la finale a Berlino, ma perché aveva due superpotenze davanti, che comunque soprattutto a Berlino te la sei giocata. Io lo vorrei sempre ricordare, perché quando dicono non ha vinto la Coppa, sì, però se dava il rigore fuori Daniel Alves su Pogba, che era netto, la partita la cambiavi tu a tuo favore. Detto questo, mi concentro soltanto sulle vittorie di Allegri in trasferta. Ringrazio Vivi Chan che mi ha dato questo dato. Allora, la Juve ha vinto con Allegri a Malmo, e non diciamo Malmo così tanto perché noi prima di Allegri abbiamo pareggiato sia col Copenaghen che con Orgeland in Danimarca, quindi non è mai scontato vincere in trasferta, soprattutto col Malmo. Il Napoli ha pareggiato con lo Stella Rossa, voglio dire, il livello più o meno era quello. Hai vinto a Dortmund col Borussia, al Signal Iduna Park, da quando è diventato Signal Iduna Park non ci aveva mai vinto nessuna italiana. Hai vinto con Manchester City al City of Manchester, diventando la prima squadra della storia ad aver vinto sia all'Old Trafford che al City of Manchester, italiana parliamo, prima squadra italiana ad aver vinto in tutti e due gli stadi di Manchester. Hai vinto a Zagabria 4-0, e questa forse è la partita più facile di questo filotto. Hai vinto a Lione al Parco OM, al Parco L, il nuovo stadio del Lione, e 1-0 in 10 tutta la partita con gol di Cuadrado, in un campo dove non si era mai vinto perché era uno stadio nuovo, vabbè, però avevi vinto allora avevi vinto lo Gerland, uno stadio del Lione nuovo non aveva mai vinto la Juve e ha vinto a Siviglia. Ha vinto a Siviglia anche qua contro una squadra che non avevi mai battuto in casa, al Sanchez Pizjuan, facendo un'impresa secondo me meravigliosa anche lì, vincendo una grande partita. Hai vinto a Oporto contro il Porto al Stadio do Dragão, cosa che anche qua sembrerebbe una cavolata, ma in realtà il Porto era un'ottima squadra e nessuno, la Juve non aveva mai vinto nella sua storia a Oporto, pur avendocelo affrontato anche con squadre, ad esempio la Juve di Lippi aveva giocato a Oporto e non era riuscita mai a vincerlo, questo comunque è un dato importante. A Monaco in semifinale è andata a vincere 2-0 a Stade Louis II, anche qua possiamo dire quello che volete, ma la Juve di Lippi giocò a Louis II e non vinse, la Juve di Allegri giocò a Louis II e non vinse i quarti. Abbiamo vinto all'Atene contro l'Olympiakos, e anche qui ragazzi, contro l'Olympiakos noi avevamo vinto in passato, ma sempre in altri stadi, nello stadio nuovo non avevamo mai vinto. Abbiamo vinto a Wembley contro il Tottenham, una partita meravigliosa a Wembley, vero che il Tottenham non ha giocato, sta rifacendo lo stadio, comunque Wembley è uno stadio storico per eccellenza.
prima vittoria in assoluto da Juve Wembley. Abbiamo vinto a Madrid contro al Bernabéu di Madrid contro Real, che poi non è servito per la qualificazione perché il gol all'ultimo di Ronaldo ci ha buttato fuori, ma comunque quella vittoria al Bernabéu è entrata nella storia, perché la Juve è diventata la squadra, la prima squadra italiana ad aver vinto 3 volte al Bernabéu, nel 60 con Sivori, io dico 50-60 con Sivori, con Ranieri quando ha segnato 2 gol del Piero, e appunto con la Juve di Allegri. E adesso abbiamo vinto 2-0 a Valencia contro una squadra che oggettivamente è molto forte. Cioè abbiamo vinto 3 volte in Spagna in questi 2 anni e mezzo. Ragazzi, in 3 anni abbiamo vinto 3 volte in Spagna. 3 volte, più un pareggio al Camp Nou. Vuol dire che forse Allegri sta veramente facendo qualcosa di buono, no? Credo. E tra l'altro questo dato qua non è definitivo di questa Champions. Dobbiamo ancora andare a giocare all'Old Trafford e secondo me ce la giochiamo, anche senza Ronaldo, poi magari possiamo anche perderla, però ce la giochiamo, e dobbiamo giocare a Berna, cosa che è probabile che si possa vincere. Quindi dico sempre, questa squadra è veramente valodata, e ieri sera credo che sia stata la fotografia della forza di questa squadra. Squadra che non molla mai un centimetro, una squadra che non molla mai nulla, come ho detto ieri nel video, una squadra che non muore letteralmente mai. Bisogna fare veramente i complimenti alla società, all'allenatore e alla squadra per aver dato una mentalità vincente che non ti fa abbassare l'attenzione, non ti fa cedere mai, mai. Per chi mi segue sa che io seguo anche il wrestling, questa è una squadra che in un match a sottomissioni vincerebbe sempre, perché non cede proprio mai. Ragazzi, questo era il mio video a freddo, spero vi sia piaciuto, è durato un po' di più, però credo, ci tenevo a dire certe cose, credo che era giusto dirle, e a me non resta a questo punto che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video del canale, ricordando che ce ne saranno tanti anche in questo weekend, visto che cercherò di seguire tutte le Juventus possibili, quindi prima squadra, primavera, under 23 e femminile. Se riesco farò il video su tutte e 4, non lo assicuro però, ma ci proverò. Sicuramente farò prima squadra femminile, sicuro. Primavera e under 23 dipende un po' come sono messe le cose, anche perché avrò un weekend lavorativo un po' pieno. Ragazzi, vi saluto, un grosso abbraccio e ai prossimi video. Ciao!